Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A giugno in Abruzzo c'è stato un aumento medio del 15% per la presenza sotto gli ombrelloni degli stranieri, che si è tradotto in un 20% in più per gli incassi di bar e del 12% per quanto riguarda la ristorazione. I dati migliorano ulteriormente nel primo fine settimana di luglio. Tra il 18 e il 20% di presenze in più sotto palme e ombrelloni, il 25% in più nella vendita di bevande e prodotti da bar, il 18% di aumento per la ristorazione. A tracciare il bilancio di mezz'estate un sondaggio realizzato da CNA Balneatori su un campione di 15 imprese nel settore, 4 nel Chietino, 4 nel Pescarese e 7 nel Teramano. Il coordinatore regionale di CNA Balneatori, Cristiano Tomei, parla di crescita che non è stata provocata da aumenti di tariffe rimaste ai prezzi del 2014. Dopo le prenotazioni in hotel e le compravendite immobiliari, anche negli affitti estivi Alba Adriatica risulta tra le più economiche d'Italia. La più economica d'Abruzzo, 13ª in tutto il paese. Questo è il risultato del report sugli affitti turistici di agosto 2015 realizzato da casavacanze.it, il portale web partner di immobiliare.it e tra i più utilizzati in Italia dai turisti. È di 480 euro la cifra media richiesta sul web dagli albensi, cioè dai cittadini appunto di Alba Adriatica, ai turisti per affittare un appartamento per una settimana ad agosto e in piena alta stagione. Nessun altro abruzzese, oltre ad Alba Adriatica, è nelle prime 20 della classifica per l'agosto 2015. La sanzione prevista dal comma 7 bis della delega fiscale che sta venendo approvata definitivamente, che introduce la multa dal 10 al 50% per i lavoratori autonomi che prelevano soldi al bancomat senza giustificazione, è incostituzionale perché viola lo statuto dei diritti del contribuente e gli articoli 3, 23, 53 e 97 della Carta Costituzionale. Ha ragione i contribuenti italiani. Porteremo la questione all'attenzione della Commissione Nazionale Lavoro Autonomo della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, prevista per il prossimo lunedì 27, attraverso la nostra componente nazionale Candida De Novellis. Lo afferma Donato Fioriti, che è il presidente regionale dei lavoratori autonomi del sindacato giornalisti abruzzesi. Con pacco web bastano pochi click per viaggiare liberi dal peso delle valigie ed evitare lungaggini per i sovrapprezzi e sovrapprezzi per i bagagli imbarcati in stiva durante i voli aerei. Poste Italiane ricorda anche a Chieti è disponibile il servizio appunto di Poste Italiane che permette di spedire in Italia comodamente dal proprio PC valigie, pacchi o regali fino a 30 kg di peso, scegliendo tra la consegna in 3 giorni e quella in 1 giorno lavorativo, con la possibilità di usufruire di servizi accessori come assicurazione, contrassegno voluminoso e avviso di ricevimento. Con pacco web da www.poste.it, ripetiamo www.poste.it, possibile anche inviare pacchi in 220 destinazioni nel mondo.
A Pescara ieri l'assessore comunale ai lavori pubblici Enzo Del Vecchio, il presidente della commissione consigliare lavori pubblici Pier Nicola Teodoro e il consigliere comunale Emilio Longhi sono andati in strada a Vallelunga, dove hanno potuto constatare il completamento dei lavori per eliminare la frana che si è generata dopo l'ondata di maltempo del dicembre 2013. Il progetto prevedeva la risistemazione di tutta l'area con una serie di micropali in calcestruzzo e il ritorno della sede stradale del corridoio e del cordolo franato, convogliando le acque di superficie al sottostante canale di Vallelunga. Sarà in vigore già da questo fine settimana a Pescara l'ordinanza che stabilisce il divieto di transito e sosta con rimozione dalle 18 del venerdì alle 2 di notte della domenica lungo via Cesare Battisti nel tratto compreso tra l'incrocio con via di Amicis e l'inizio dell'area pedonale di piazza Muzzi. Si tratta di una richiesta che ci arriva direttamente dai commercianti per animare la zona, annunciano gli assessori alla mobilità Enzo Del Vecchio e al commercio Giacomo Cuzzi. Il provvedimento è estivo e consentirà all'isola pedonale già presente fino a Piazza Muzzi di allungarsi di un tratto per far conquistare all'arteria cittadina una maggiore vivibilità. Il Consiglio Comunale di Monte Silvano ha approvato con 11 sì e 4 no le nuove tariffe TARI, esenti gli invalidi al 100% con ISEE fino a 7.500 euro, riduzione del 50% per chi ha più di 65 anni e reddito ISEE fino a 4.000 euro e per il nucleo familiare composto da due anziani, di cui uno con più di 65 anni e il secondo con più di 75 anni, con valore ISEE non superiore ai 5.000 euro. Riduzione del 30% per giovani coppie con età media uguale o inferiore a 40 anni, con valore ISEE non superiore a 7.000 euro. Infine, esenzione per gli edifici destinati e aperti al culto. Le tariffe non subiscono sostanziali modifiche rispetto all'anno scorso, mentre è significativa la riduzione di quelle che riguardano le famiglie numerose. La cronaca, un bambino di 8 anni residente in Francia in vacanza in Abruzzo con la famiglia è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Pescara a causa di una caduta da una struttura gonfiabile. L'episodio è avvenuto in un hotel di Monte Silvano. Stando ad una prima ricostruzione, il bimbo sarebbe caduto mentre stava giocando su un gioco gonfiabile installato nel cortile dell'hotel ed avrebbe battuto la testa. Aprirà le porte oggi alle 18 all'Aurum la mostra Tra cielo e terra, promossa dalla Fondazione Pescara Abruzzo sotto l'egida di Expe, l'intesa che unisce il Comune di Pescara, la Fondazione, la Camera di Commercio e la Provincia di Pescara. Si tratta di una mostra che fonde innovazione e tradizione, concepita sui temi dell'Expo, nata per raccontare l'Abruzzo e la fatica del cibo, visitabile presso la Sala d'Annunzio fino al 28 luglio. Lo Spelio Club di Chieti comunica che la Fondazione Cari Chieti ha attivato per sabato 25 luglio visite gratuite all'antica via Tecta di Palazzo De Maio. L'orario delle visite è dalle 18 alle 22, ultimo turno, ma occorre prenotarsi al numero 0871 359801. Ripetiamo 0871 359801 della Fondazione. Si raccomandano abbigliamento adeguato e scarpe comode. Oggi è venerdì 17 luglio e nella diocesi di Lanciano Ortona si celebra la memoria di San Pompilio Pirrotti, religioso. La direzione, la redazione e la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome e buon compleanno a Don Enrico Zambotti. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono nubi sparse con temperature da 28 a 33 gradi sulla costa e da 29 a 35 gradi nelle zone interne e venti deboli.
il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.